Non ci ferma nessuno, è il talk che Luca Abete, l'inviato di Striscia alla Notizia, porta in giro da anni per discutere con i giovani di come si possa cambiare la propria vita in meglio con resilienza e determinazione, ma soprattutto con la serendipità, e cioè quella capacità di rilevare e interpretare correttamente un fenomeno in modo del tutto casuale durante una ricerca. Un tour motivazionale che oggi approda all'Università d'Annunzio di Chieti dopo 2 anni in streaming a causa della pandemia. La serendipità è l'occasione che nasce inaspettata, che magari ti cambia la vita. È un qualcosa di terapeutico perché riesce a disegnarti un cammino lì dove tu pensavi che ci fosse un ostacolo insormontabile. Ecco, mettersi in moto è qualcosa di bellissimo, la serendipità nasce proprio da queste occasioni casuali, fortuite. E nella vita mia, nella vita tua, nella vita di tutti ce ne saranno sicuramente tantissime di situazioni capitate per caso e che ci hanno aperto delle prospettive. Queste prospettive poi diventano qualcosa di importante se soprattutto capiamo il valore di ciò che abbiamo avanti. La paura a volte ci frena, ci limita, e la serendipità può essere da questo punto di vista terapeutica, perché se ci mettiamo in moto pensando che un imprevisto può aprirci delle strade, e allora veramente che ben vengano i cammini anche con gli ostacoli, anche con gli imprevisti.